Salve a tutti da Giffoni Vallepiana, siamo qui per l'undicesima giornata del campionato di seconda categoria, per la partita tra Sporting Giffoni e Cava United. 4-4-2, appena partita. Battuto il Giffoni, Sporting Giffoni, Di Fraia tiene palla, pressato Di Fraia, scambia ancora con Virno, pressing del Giffoni, attenzione Virno. La soffiano la palla, poi palla indicata dentro in area per il Giffone, forse era fuori gioco, tiro, era fuori gioco, c'è un doppio fuori gioco. Poi cerca subito l'attaccante con un lancio lungo, c'è Virno a fare guardia, cambia tutto sul numero 11, può arrivare ancora al tiro, il numero 11 tiro, alta, verso Russo, scambia ancora con Lisi, per Giuseppe, la mette giù Giuseppe, si accentra Giuseppe, Lisi è al limite dell'area, può cercare il tiro, tiro di Lisi, alto. Poi la palla resta ancora lì al limite della nostra area, c'è il numero 10 che può tirare, la lascia scorrere Rispoli, ecco, battuta corta a sinistra, pressing di Lorenzo Senatore. Esce bene però il terzino sinistro, scambia poi con un compagno, poi la palla ancora dalla sinistra, la mette in aria, il numero 9 la mette fuori. Simone, avanza Simone, cerca dentro Risi, la stoppa Risi, lì in aria arriva Russo, tiro di Russo, gol di Russo, 1-1, pareggio del Cava United. Difensori, la palla resta ancora lì al limite dell'area, poi spazzano, la recupera la Milito Di Santi, scambia con Lorenzo Senatore, Lorenzo buona a destra di prima per Risi, ancora per Lorenzo Senatore, può cercare il cross, adesso teso in aria verso Milito, tiro di Milito di prima, troppo lento, pressare il difensore, bravo Milito, e l'arbitro poi fischia alla fine del primo tempo. Risultato quindi di 1-1, ricordiamo il gol del pareggio di Emiliano Russo, ci sentiamo fra poco, ciao a tutti. Sulla palla c'è Russo per battere calcio inizio questo secondo tempo. Ecco, si riprende. Russo battuto su Risi. Palla al centro dell'area, va a saltare Russo. Anzi, no, era Milito, ha saltato, palla di poco alta. Purtroppo, ha messo una buona palla tagliata in mezzo. Poi ecco il rinvio del portiere, va Monetta che la svirgola, attenzione, il numero 9 potrebbe anche calciare in porta, va Monetta. E c'è un calcio di rigore per lo Sporting. Eccolo, tiro, gol 2-1 per lo Sporting. Ecco Di Fraia verso l'aria, va Russo di testa, Russo, e gol di Russo, 2-2, ancora Russo, doppietta di Russo. Purtroppo il vento gli ha portato su adesso l'area, tiene ancora Risi, pressato da Risi all'indietro verso Lorenzino che di prima mette dentro verso Russo, Russo dentro, la palla resta lì ancora Russo, tiro, gol di Milito, gol di Milito, 3-2, assist di Russo, gol di Milito. Ecco Risi verso la porta, va di testa, esce l'autogol. Pressing, Lorenzo Senatore recupera una gran palla, può entrare in area, supera il diretto marcatore, tiro di Lorenzo, wow, meritava il gol Lorenzo. Ancora che tiene la palla in area, Li Santi va a lottare, Li Santi poi riesce a uscire la retroguardia del Giffoni, la palla ancora lì, tiro, gol di Di Fraia, gol di Di Fraia, 5-2. Gennaro, vai, vai Gennaro. L'avevano spazzato e lui di prima. Senatore batte corto su Amedeo Trezza. Amedeo su Cermino, cross di Cermino, va di testa Russo, poi Lorenzo ancora di testa, alta. È uscito Gios, no. E finisce con un triplice fischio velocissimo, finisce qui la partita. Quindi risultato finale di 5-2 per il Cava United, abbiamo recuperato una partita che si era messa male per ben due volte e abbiamo portato a casa 3 punti. Ragazzi, ci sentiamo il prossimo fine settimana per la 12ª giornata di campionato di seconda categoria. Ciao a tutti!